Emergenza coronavirus, vediamo come sta andando la situazione in Ilva ArcelorMittal. Nei giorni scorsi ci siamo confrontati con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Intanto c'è stato un incontro con il prefetto e quindi chiediamo direttamente a Rizzo che passi ci sono stati e cosa si prospetta all'orizzonte. Beh, dopo l'incontro di ieri il prefetto si è riservato di decidere sulla continuità produttiva della fabbrica. Noi chiaramente abbiamo detto che la situazione è gravissima e secondo noi bisogna immediatamente mettere il regime minimo, quindi quello di comandata, lasciando così all'interno meno di 1000 unità su 3 turni e mandando a casa tutto il resto dei lavoratori Arcelor e dell'appalto, che sono circa 2000 lavoratori solo l'appalto Arcelor. Il prefetto si è riservato di decidere, ci ha comunicato che aveva già ricevuto da parte di Arcelor la richiesta di continuare a fare produzione così come prevedeva quel passaggio nella DPCM di Conte. E oggi c'era un incontro che in realtà poi è saltato in attesa di capire cosa dirà il prefetto. Stiamo parlando di mercoledì 25 marzo. Sì, mercoledì 25 marzo era programmato un incontro con Arcelor, quindi rimaniamo in attesa, domani ci sarà questo incontro e domani probabilmente capiremo che scelte ha fatto il prefetto. Io spero nel buon senso da parte di tutti e spero che in questo momento tragico, come dire, prevalga l'interesse sulla salute e non quello di carattere economico, anche perché oggi, come dire, è stata la riprova. Arcelor continua a calpestare quelli che sono i diritti dei lavoratori, ha addirittura allargato una comandata ad un'intera acciaieria, l'acciaieria 2, ed oggi, paradossalmente, in cui c'è lo sciopero nazionale di USB, avevamo 2 CCO con 3 forni in marcia e 4 linee di CCO che erano al completo perché Arcelor ha obbligato i lavoratori a lavorare. Quindi non sono condizioni, non sono comportamenti, diciamo, idoni, ma le condizioni all'interno di quella fabbrica non sono condizioni tali che possano garantire la salute e la sicurezza delle persone. Ecco Rizzo, Conte, il Premier Conte ha chiuso le varie attività produttive ritenute non essenziali, c'è però questa finestra, questa immunità tra virgolette per ArcelorMittal. Non sappiamo però in che misura il prefetto potrebbe tra virgolette risentire di questa linea del governo. Ma io spero che non si faccia condizionare, anche perché il governo da oramai diversi mesi dà dimostrazione di non tenere minimamente in conto le esigenze della cittadina di Taranto, dei lavoratori di quella fabbrica. Voglio ricordare che hanno fatto in fretta e furia, senza coinvolgere le parti sociali, quell'accordo con Arcelor, un accordo capestro che ci porterà fino a novembre sostanzialmente, e hanno accettato tutta una serie di diktat che Arcelor gli ha calato. Quindi dal nostro punto di vista io spero che il prefetto sia autonomo nella decisione e che prenda la decisione migliore per tutti, che senza dubbio è quella di mettersi a riparo, perché noi l'abbiamo scritto ieri, la produzione la puoi recuperare, la salute no, una volta che la perdi purtroppo non ce l'hai più. Ma anche perché oltretutto nel momento in cui decidesse il prefetto di accettasse, diciamo, la linea, la proposta di ArcelorMittal e malauguratamente dovesse succedere qualcosa, dovesse diffondersi il virus, facciamo i debiti scongiuri, chiaramente si assumerebbe una responsabilità enorme. Beh certo, è chiaro che si assume la responsabilità, io spero che non si assuma la responsabilità di mandare avanti quella fabbrica. In questo momento, lo ripeto, è capitato tante volte nel corso di 60 anni di storia di quella fabbrica, bisogna portare i forni al minimo tecnico e consentire, come dire, la fuoriuscita di tutte le persone all'interno, salvaguardando il minimo indispensabile, che sono migliaia di unità, per evitare, come dire, il rischio di incidente rilevante. Si può fare, Arcelor ha dato ampia dimostrazione di voler continuare a produrre a prescindere. Io credo che sia inaccettabile tutto ciò e spero che il prefetto prenda una decisione che vada a tutelare la salute di tutti.
Per concludere, ci troviamo nel 2020, dovrebbe esistere il rispetto alla tutela dei lavoratori, ma ripeto, ArcelorMittal, vediamo che quasi impunemente detta una linea che chiaramente calpesta il diritto alla vita innanzitutto, il diritto alla vita a livello di emissioni e ora il diritto alla vita a livello di tutela della salute di chi ci lavora dentro. Sì, vabbè, non solo quello, diciamo, da quando è a Taranto ha dato dimostrazione con tutti quei licenziamenti assurdi che ha fatto, no? Ha fatto, io voglio ricordare quello di Graziano Zingarelli ultimamente, pare che c'è stato un altro lavoratore che per il semplice fatto che abbia esternato la verità su Facebook mi ha contattato dicendo che quella fabbrica, in fabbrica mancavano le mascherine e non c'erano i DP idonei per fronteggiare la questione. È sospeso, mi pare. È sospeso in attesa, credo, anche lui della lettera di licenziamento. Cioè, siamo all'assurdità, no? Perché poi è l'atteggiamento, è un atteggiamento di tipo padronale che secondo me va molto oltre i limiti dell'umana decenza, la dico così. Il paradosso è che il governo ha dato dimostrazione nel corso dell'ultimo anno di tollerare tutte le malefatte di Arcelor. Poi, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, un governo che da un lato dice restate a casa, dall'altra manda milioni di lavoratori a lavorare, perché questa è l'altra particolarità, no? Cioè ti fanno una multa di 4.000 euro se esci dentro casa, se non ottemperi a quello che il governo ti dice, però poi ci sono milioni di persone, forse probabilmente un terzo della popolazione, che tutte le mattine esce da casa per andarsi a regare sui luoghi di lavoro affollatissimi come Ilva di Taranto, Arcelor, lo stabilimento ArcelorMittal, e quindi messaggi contraddittori, secondo me, come dire, di un governo che in questo momento sta dando una dimensione della politica che è veramente molto molto scarsa. L'assurdo è vedere il blocco delle industrie automobilistiche e ArcelorMittal invece produce, cioè c'è qualcosa di una distonia proprio, cioè ci sono delle contraddizioni paurose. Sì, pare che ci sia l'immunità su tutto e che a prescindere da quello che succede, come dire, Arcelor può sempre dire l'ultima parola. Bene, e allora ci aggiorneremo nei prossimi giorni con Francesco Rizzo per vedere cosa avrà deciso il prefetto. Siamo tutti curiosi. Signor prefetto, si metta una bella mano sulla coscienza e pensi che potrebbe esserci suo figlio, magari, ipoteticamente, tra quei lavoratori. Immagini i rischi che si corrono, che corrono i lavoratori e che correrebbe l'intera città, perché stiamo parlando di pandemia.